Bene, passiamo ora a Alessandro. Dov'è? Ecco, Lori, vieni pure. Italia, Italia 2 Sierra, orgoglio Brescia, perché qua si dice così. Ti passo questo? Sì, da personale. Ciao a tutti. Venga, signor Mendini. 30 minuti saremo più, anche più veloci. 30 minuti. Allora, benvenuti a questa Contest University. È un onore essere qua a presentare quello che Lorenzo definisce l'orgoglio Brescia e per il quale noi lo prendiamo sempre in giro. E sarà una carrellata di quello che è successo nella nostra stazione appena dall'inizio, da quando hanno cominciato il team, ha cominciato l'attività, a praticamente ad oggi, con un focus nel periodo del Covid che è stato per noi veramente importante, ci ha fatto fare un salto di qualità notevole in termini di hardware e in termini insomma anche di persone. E sono già un minuto. Allora, mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo. E questa è la Cascina Patuzza, è la sede del nostro team di Italia Italia 2 Sierra. Perché ho messo questa frase? Perché senza... Questo microfono fa schifo. Chi ha portato il microfono? Senza l'aiuto delle persone, del team, non saremmo riusciti a fare niente. Penso che in ogni contest station, in ogni team qua presente ci sia questa componente che è importantissima, dalle stalle alle stelle, perché la Cascina Patuzza era in effetti una stalla di tori dal 48 fino al, poi vi racconterà Lorenzo, fino al 98, quando è terminato un contratto d'affitto e hanno pensato a una riqualificazione dei tori alle antenne, che poi è un attimo, no? Ho spento tutto? Ok, ho riacceso la presentazione. Benissimo, vi lascio Lorenzo, che vi traghetterà nel primo periodo, nel primissimo periodo, poi io assolutamente non avevo neanche conoscenza di cosa fosse un UFO, e quindi parlerà della storia dagli inizi e poi proseguirò io. Prego, dottor Mentini. Brevemente, Conciso. Buongiorno a tutti. Che effetto strano. Sì. Eppure noi sentiamo che la voce è lì quando parli. Allora, buongiorno a tutti. Z2FOS penso che ci conosciamo tutti, quindi non c'è bisogno di presentazioni. Allora, come diceva appunto Alessandro, la cascina ovviamente è una cascina agricola che è stata poi per varie vicissitudini riqualificata, e avendola appunto di proprietà e libera, con l'amico Fabrizio, con cui ci conosciamo da 25 anni ormai, avevo detto: ma perché non tentiamo un 160 metri? Io facevo il singolo operatore, tu mi aiuti nella... fai compagnia, mi fai avanzare, c'è la logistica servo di casa. Servo. è tuttora rimasto addetto alle cibarie. Ma sì, dai, tentiamo questa esperienza. Allora, prendo a noleggio un cestello di 35 metri, mettiamo sopra un mast, chiamiamolo così, telescopico di un'altra decina, e lì facciamo scendere due dipoli appunto per trasmettere i 160 metri. Tiriamo una beverage con l'aiuto dell'amico Giorgio, che purtroppo al momento ci guarda da lassù ed è qui con noi, e tiriamo questa prima esperienza, circa 500 PSO, e la cosa va, visto che il rumore era basso e le potenzialità c'erano. Quindi abbiamo detto: vabbè, andiamo avanti, tentiamo un altro gradino. Tentiamo la sorte. Tentiamo il salto. Allora, l'anno dopo, con una mia vecchia A3S, montata sempre su questo cestello,
facciamo il salto, vediamo, mettiamo sulle prime viaggi 10, 15, 20, c'era chi dei 40 e di poi c'è 60-80 per le bande basse. Lì eravamo chiaramente in qua, cioè chiaramente il team si è esteso, eravamo io, Fabrizio, Fabio, che oggi non c'è, e Stefano, e abbiamo fatto il nostro risultatino, però per essere la prima volta come multi, come è stato divertente, appagante. E quello della pala del Merlo non è morto. ed è sempre ancora lì. Ha detto che travagliamento. Niente, qui appunto è appunto fase di montaggio della antenna, eccetera. E dopo alcune ore, si mette un po' di più, siamo arrivati a finalmente a poter trasmettere una stazione chiaramente molto, molto basic, un TS2000 che era il mio. Avevate un alimentatore? Avevamo anche un alimentatore e anche un computer, adesso c'è. Eravamo già... Che robe! E niente, quindi questa è stata la prima esperienza, appunto, andiamo avanti ancora. Allora, avevo detto Stefano qui, non mi capo qui, un altro Stefano qui di Montichiari, IW2 MJQ, ha detto vai, facciamo delle antenne direttive, leggere, così lo montiamo e smontiamo ogni volta. E allora, nell'estate, l'attesa del W di ottobre, ha costruito una 4 elementi per i 20, una 4 per i 10 e una 4 per i 15. Il progetto era di anche Uniform 7 EcoFox e niente, e così abbiamo costruito appunto queste triagi leggere, appunto per un motivo tascabili che dicevamo prima. Qui la stazione era già diventata di due postazioni, c'era già un TF2000, due computer, un lusso, già due computer, era 2000, te lo dici un lusso, già due computer, e quindi niente, così abbiamo proceduto eccetera eccetera. Qui ha avuto, come si vede, un po' di... I gestelli erano diventati due a questo punto, quindi uno per 10 e 15 e uno per i 20. Uno 10 e 20, esatto, per i 15. Esatto. Sotto quello dei 15 si vedono i due di poli scendere per 40, 80, 60. Ho una domanda. Dica. Non trovo più in stazione quello switch fantastico, dove è finito? Però penso sia facilmente replicabile. Potrei arrivarci anch'io a costruire quello. E quindi qui abbiamo capito che montare e smontare ogni volta era molto impegnativo a livello di... Sì, no, anche perché bisognava montare tutto il venerdì sera e smontare il mattino alle 5. E chiaramente questi erano mezzi di lavoro che avevano affittati altre operai. Allora mi ha detto, abbiamo trovato questa occasione di questo vizio telescopico, un ex Lanzoni, e almeno due delle tre direttive erano fisse, e quindi già era la metà del lavoro, era già fondamentalmente fatto. Le antenne erano ancora quelle, perché prendiamo quelle, qui appunto fase del montaggio del traliccio, eccetera, eccetera. E contestualmente al traliccio abbiamo detto, Stefano aveva costruito la prima base, la prima verticale per 80 metri, nel prato di fronte, stiamo occupando tutta la superficie. Infatti mio papà non è proprio così felice di questa... Metteremo le antenne nei campi. Sì, sarebbe da 5 elementi degli 80. Esatto. Qui abbiamo fatto un ulteriore step, traliccio costruito e imbullonato, quindi montabile, smontabile, e l'arresto costruito da Giorgio, che dicevamo prima, e Luigi, che oggi non è presente. È stato costruito tutto questo arsizio a casa di Luigi, segnato, smontato, portato qui e rimontato. Tutto fatto con dime, eccetera, eccetera. E lì si vede, dopo un giorno di lavoro, il primo vero autoportante che tutt'oggi c'è e resiste. E resiste e esiste.
Questa è la... La seconda? No, sempre quella. Eccola qua, sì, quella è per l'antenna. Su di questo abbiamo messo la prima vera antenna di 40 metri, che è una 3 elementi, sempre su progetto di Milton Higgins, come fosse EcoFox, e qui avevamo già i due tralicci, quindi 40, 20, 10, 15 sull'altro, e almeno non c'era da montare, smontare tutti i giorni. Qui bisogna fare la punta. Qui è stato il primo contest che, con cui ha partecipato io, l'amico di capo di TDM e Stefano di capo di QI, 5 bande basse, un freddo tremendo, l'ho trovato la mattina dopo congelato, ma questo non ci devo dire. E qui cominciamo grazie appunto al supporto di Stefano, tecnico e di esperienza impagabili e impareggiabili, cominciamo a avere due risultati così di un certo livello. Qui giustamente ci serviva poi una antenna per i molto pittori. Quindi, è arrivato Stefano, e sono cominciate le idee, ma perché non facciamo un traliccio, perché non facciamo un altro traliccio, perché non facciamo un'altra antenna, ogni 5 minuti lui... Questa è un traliccio attualmente ancora esistente, sempre di 24 metri, e ci sono, c'è installata una, almeno io commento, è installata una livatura antenna, una direttiva che si è utilizzata esclusivamente o come si pone in direzione o come moltiplicatore. A fianco c'era il nuovo traliccio, terzo, il secondo traliccio autoportante. Sì, tra la prima e la seconda foto in realtà c'è quasi un anno di università, adiacente appunto al traliccio, ma adiacente mica tanto, ma a 50 metri davanti al traliccio c'è, sorgerà poi, e che attualmente c'è, il traliccio con le tre direttive per 20 metri. Quindi qui nuove antenne completamente da zero, rottamate, non rottamate, ma abbandonate le precedenti leggere fatte con i piedi lasciati su fisse, quindi con tutti i materiali di certo spessore, eccetera. E quindi ecco, questo di 30 metri al posto di 24, si sono spinti 6 metri più in su. E quindi al momento siamo a. Altrimenti col primo traliccio. E qua comincia la Paduzza 2.0. Entro in gioco praticamente io, e mi hanno un po' tirato dentro con la scusa di dai, vieni a darci una mano, vieni a tirare il dipolo, vieni a smontare il dipolo, vieni a fare. E con il trapano sul comodino mi sono trovato, praticamente ero sempre a trapanare. Entro nel team io. Stefano era già lì e con Stefano ci siamo trovati subito bene, sul cestello si sta da Dio, si ride, si scherza, si lavora, ed è cominciata ed è continuata questa riconfigurazione di tutti i tralicci, e con il progetto che era partito delle tre antenne dei 20 su un traliccio, c'era il progetto di andare a fare un altro traliccio per i 15 metri e poi un ulteriore per i 10 metri. Eccoci qua. Allora, la terza era sorta ormai, che bene l'abbiamo visto prima, 30 metri autoportante, imbullonato senza saldature. Abbiamo spostato la 3 elementi che era prima su a 24 metri sulla prima torre, è stata spostata sulla terza ed accompagnata con le tre direttive dei 25 elementi. Una rotante, due fisse su JA e sugli americani. Dal 2018 al 2020 si sono alternate con questa configurazione, abbiamo fatto un bel po' di contest, li abbiamo fatti tutti. Willer ha cominciato a essere dei nostri, e Stefano si è cimentato nei primi S2R della Patuzza. Mi faceva ridere perché io non avevo mai visto uno fare S2R, lui sempre col telefono in mano su WhatsApp, due cuffie, una cuffia con due UFO che faceva CW da una parte, io dicevo ma perché che fa sto qua, si reinventa, e quindi gli ho messo la scopa, se voleva dare anche una avanzata per terra poteva starci. Il 2020 finalmente arriva l'Odiaru e finalmente arriva questa roba qua, e l'ultima foto qui è la cosa vedevamo noi con i nostri occhi, non vedevi più a 10 metri, è una roba allucinante.
ci ha tirato giù tutto, tutta la trend elementi dei 40, la 5 elementi dei 20, che si è completamente accartocciata e hanno fatto grandine, vento in maniera allucinante. E qui probabilmente qua è dove è venuta fuori questa unione del team, questa voglia di fare, perché questa cosa qua ci ha scosso un po' e ha detto, porca, come facciamo? Più grande. Avete detto, no, dai, facciamo ancora altri elementi, la mettiamo a posto, la incerottiamo. Questa è la situazione il giorno dopo, ma pochi minuti dopo. Mezz'ora dopo. E il giorno dopo siamo andati, nell'ultima foto qua in basso, su col cestello a cercare di tirare giù questa rota inzolante che poteva cadere da un momento all'altro. Vedete in una foto, si vede un po' piccola, perché il mast completamente piegato. Con il senno di poi ci siamo un po' incazzati, perché dicevamo, cacchio, dovevamo mettere il mast più grande, dovevamo. Se avessimo messo probabilmente il mast più grande, sarebbe venuto giù tutto il traliccio. Quindi forse è andata meglio così. Cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi lì a tavolino e abbiamo detto, sai cosa? Vogliamo partecipare per forza al WWW 2020. C'era anche il Covid, quindi c'erano molte molte difficoltà anche da questo punto di vista, però non ci siamo fermati, era ormai l'estate, eravamo in semi-libertà, tra virgolette, e ci siamo dati un po' da fare, sempre con le dovute precauzioni, tamponi e tutte queste cose. Abbiamo detto, al posto della tre elementi ci diamo con una bella 4, prolunghiamo il primo traliccio che era da 24 metri, lo facciamo diventare 30 perché altrimenti non ci divertiamo, e in corsa abbiamo detto, per gli 80 cosa facciamo? Un dipolo? Ma no, facciamo un foursquare. Con l'occasione, avevamo costruito anche le 3 e le 6 elementi dei 15, due delle quali sono andate sul traliccio insieme alla 4 elementi dei 40, abbiamo rifatto tutto l'impianto elettrico, perché era un po' così, e tutto doveva essere fatto in 3 mesi. Ecco, questo qua potete vedere, nella foto grande è il boom dell'antenna 4 elementi dei 40, sono 18 metri, è impressionante, l'abbiamo fatta noi e io non mi sono reso, mi rendevo conto mentre la stavo facendo che era una cosa allucinante, 400 metri quadri, io non avevo mai visto un'antenna del genere. Questa è la prolunga per il traliccio da 24 metri è diventato da 30, là il montaggio, e questa è la costruzione della IAGI 4 elementi per i 40. La foto in mezzo sono io in piedi sul boom, per rendere conto, cioè è una cosa immensa. Abbiamo lavorato di notte, ci vedete di notte con i fari accesi della macchina, ed è stato un progetto incredibile, disegnare le piastre, disegnare gli ancoraggi per i tiranti, tutti disaccoppiati perché dovevano essere d'acciaio, altrimenti un casino. È stata veramente una bellissima esperienza. Queste sono le fasi di costruzione del foursquare. Ho fatto dalla base ribaltabile alle verticali. Le verticali che partono da 75 arrivano a 11 mm come tapering, sono 17 kg l'una. Si riescono ad alzare in una persona, si riesce ad alzare una persona e mezza, una persona con tanta voglia. Sì, però è molto facile. Questo foursquare ha la particolarità che deve essere smontato, lo smontiamo sempre a VPX per tutta l'estate, poi nel campo ci si lavora e si rimonta per il WWW. In basso a sinistra ci sono tutti gli studi di progettazione per dove mettere il foursquare, in che direzione montarlo, eccetera eccetera, i vari picchetti e il control box messo insieme da Stefano. Nel frattempo, come ho detto prima, rifacimento dell'impianto elettrico e quella 4 elementi qua non pensavamo che fosse così pesante, più di 250 kg, i rotori della ProSystem se li mangiava, l'avremmo riparato n volte. Sopra sì. Nuovi box, beverage, un po' di plexer per l'inband, e quindi organizziamo la stazione anche all'interno dal punto di vista delle singole postazioni radio affiancate sempre ad un in-band per poter fare più questioni. Siamo qui, siamo riusciti ad arrivare per il WWW con questa configurazione, quindi la 4 elementi insieme alle
due direttive 6 elementi dei 15, con in testa avevamo montato una 7 elementi, 6 elementi dei 10, provvisoria. Avevamo i moltiplicatori qui, qua c'era su ancora 15 e 10, e queste qua erano le tre antenne dei 20 metri. Questo è il Foursquare, e la situazione della stazione era così, avevamo una, due, tre, quattro postazioni radio. Facciamo questo benedetto W, se anche qua in condizioni Lorenzo con la mascherina, a volte c'è la mascherina, tutti tamponati, ci andiamo, non ci andiamo, tutto in forse fino al pomeriggio prima. È stato divertentissimo, non posso negarlo, ci siamo divertiti tantissimo, perché c'era proprio questa voglia di uscire da questo sentimento di paura allucinante che abbiamo provato tutti poi con il Covid, e sembrava di essere quasi in una nuova libertà. La cosa strana è proprio, era veramente questa, era una cosa classica andare a fare un contest, invece lì era proprio una cosa di stiamo facendo una roba che era impensabile fino a 15 giorni fa. Il risultato è arrivato grazie a noi e anche grazie ad altre situazioni che sono verificate, quindi la mancanza di tutte le big station nel mondo che fanno poi il risultato, però avere la piccola soddisfazione di aver portato il risultato in Europa, in Italia, comunque ce la siamo un po' tolta. Abbiamo fatto un buon lavoro secondo me, e più della placca in sé è stato proprio il lavoro che è stato fatto all'interno del team e nella stazione per portare a questo risultato qua. Non abbiamo mollato, ci siamo dati nuovo obiettivo VPX 2021, cambiando questo benedetto rotore che continuava a mangiare chiavette. Abbiamo rifatto gli shack quindi la mobilia dello shack, abbiamo cambiato i PC, sono cominciati ad arrivare gli FTDX 101, una radio completamente diversa da tutte quelle che avevamo mai provato, molto molto performante dal mio punto di vista. È stato costruito così. Lorenzo un giorno mi fa: ma per i 10 cosa facciamo? Cioè, ma servirebbe un traliccio, non è che voglio fare un traliccio? Sì, faccio un traliccio, va bene, faccio un traliccio. Abbiamo fatto un traliccio un altro traliccio, il terzo traliccio autoportante da 30 metri, un po' più robusto per sostenere quel mostro dei 4 elementi dei 40. Sono state fatte anche le 4 7 elementi per i 10, sempre sul progetto di Gov0 KSC, e visto che c'era posto in mezzo al Foursquare degli 80 inutilizzato, se non per il control box, abbiamo pensato di buttarci su una bella verticale. Questo è il nuovo shack, questo è lo shack prima con i tavoli vecchi, qua tutto il lavoro che c'è stato, la falegnameria aperta, e questo qua è il risultato dei nuovi tavoli, un po' più organizzati, un po' più tutto in ordine. Ci siamo preparati per il VPX, non solo in radio, questo qua è il segreto. Il VPX l'abbiamo fatto veramente in pochissime persone ed eravamo sempre in stazione, quindi Mortadella già ricorda ancora il Stefano. Gli alcolici sempre pochi, ed è arrivato anche qua fortunatamente un risultato impareggiabile che non riusciremo mai più a fare, però di cui noi siamo orgogliosissimi, lasciatemelo dire, perché questo è il traliccio 5. Dopo questo VPX ho detto: vabbè, visto che mi aveva chiesto di fare il traliccio, faccio il traliccio. Cosa ho fatto? Luigi mi aveva passato un primo progetto dei vecchi tralicci fatto proprio in matita e righello. Lui cosa faceva? Metteva giù le verghe da 6 metri e poi incrociava tutti i vari traversi, li metteva giù, li misurava, vedeva dove era il buco, andava a fare il buco, lo metteva giù, lo montava, e così andava avanti. Cioè lui man mano che lo costruiva, man mano che lo faceva, lo stava costruendo proprio, misurava e faceva. Io ho detto: no, un metodo così non ce la faccio, non riesco. Mi sono messo a casa, io AutoCAD non l'ho mai usato, non volevo usarlo, so usare Illustrator. Mi sono messo con l'Illustrator a progettarlo. L'ho progettato tutto, ho fatto tutti i tagli dalle L varie, ho calcolato quante L mi sarebbero servite, quante ne ho comprate, tutti i tagli, i vari angoli dei traversi che vanno su. Comunque era stremato, perché parte da 2,40 di base e va a 75.
è stata un po' una sfida anche dal mio punto di vista, ho detto non ce la farò mai, ce la farò, non ce la farò. Fortunatamente non mi è capitato di sbagliare un buco, mancava un buco, ma il buco si fa. E qua è tutta l'organizzazione del lavoro, era sempre in fase pieno Covid, quindi io lavoravo, andavo al lavoro, poi mi staccavo, andavo via, tornavo alla pattuzza, ero avanti dentro la pattuzza 5 volte al giorno. Ci ho impiegato, ci trovavamo con Marco, Fabrizio a verniciare, chiaramente anche Lorenzo a verniciare, lui non verniciava, lui diceva Lorenzo, a verniciare il ferro, poi il ferro veniva tagliato, io ho tagliato il ferro, veniva messo tutto qua e pian piano, in base a questo mio foglio di Excel che mi ero creato con tutte le misure del progetto, tagliavo all'angolo giusto e bucavo. Incredibilmente, questa è la fase del montaggio, è andato tutto abbastanza bene, tutto bene. Questo è un particolare del nuovo rotore, molto molto grande, il master da 90, da 5 mm, insomma ci siamo messi con delle misure abbastanza importanti. Ecco, questo qua è il traliccio finito e montato con il mast. Prima l'abbiamo montato 6 metri alla volta a terra, poi presi, messi in sede vicino alla zona di montaggio e pian piano 6 metri alla volta siamo andati a metterle su. La base non è nient'altro che il prolungamento di 2 metri del traliccio in basso. Questa è la realizzazione sempre del traliccio e la realizzazione delle 4x7 elementi IAGI 10 metri. Questo è, come si chiama Stefano il cavolo? Non mi ricordo mai. 7 ottavi, mai visto una roba del genere, pensavo fosse un microfono, la roba incredibile. Ci parlavo dentro, c'era il buco e tu, ma va sto buco. Oh oh. Queste sono le 4x7 elementi parcheggiate dopo la costruzione in attesa che la gru le prendesse e le buttasse sul traliccio. Tempo perso, la realizzazione di un'antenna dei 160 che io ho voluto fare da stupido, da 31 metri la prima, il progetto chiaramente è fallito, è collassata in una maniera scandalosa. La siamo passati a 27 metri con un cappello capacitivo da 6 metri, 4 cappelli capacitivi da 4 fili a 6 metri sui tiranti in alto. E devo dire che siamo contenti, va proprio bene, è messa qua in mezzo al Four Square. Questa è la situazione di India India 2SR nel 22, che è cambiata di poco, se non che questo traliccio qua ha voluto vedere come si stava a terra, quindi si è ribaltato e ha collassato con l'ultimo vento che c'è stato. Era il primo e il primo ci ha abbandonato. La situazione qua è il Four Square qua degli 80 con la 160 in mezzo, abbiamo le beverage a nord che corrono lungo quel campo qui, abbiamo la beverage a est qua, questa è la prima torre, quella che ho fatto l'ultima dei 10 metri con sulla 4 elementi dei 40, le 3 antenne che sono diventate 4 adesso dei 10 metri, questo qua è il traliccio dei 15 metri con sulle nozze 3 direttive 6 elementi. Questo è il moltiplicatore che adesso è in terra tutto sfasciato e principalmente poi ci sono dei dipoli vari, ma questo non stiamo lì. Questo magari ce lo spiega Stefano, l'ho messa perché è stato un evento abbastanza inusuale per una stazione credo italiana. Io l'ho messo sulla copertina di Radio Specola perché penso che abbiamo fatto un bel lavoro e un bel lavoro di squadra. Con 23 operatori siamo riusciti a montare nel nostro shack 10 stazioni, di cui 4 in band, e a dare vitto alloggio a tutti. Cioè, nel bene e nel male, tanti sono qua, però ci siamo stati alla fine, dai. In 4 giorni abbiamo fatto 93 coperti. 93 coperti, avanti il prossimo. Ecco, ma ciò che rende la contest station vincente, direi che sono le persone. Mentre facevo queste slide mi sono passate tante di quelle, ho cercato nelle varie fotografie, le ho messe un po' insieme, ne ho viste di tutti i colori, tantissime divertenti, e veramente il leitmotiv è proprio il divertimento, il sorriso, le facce stupide e tutti i vari momenti che abbiamo passato. E la fortuna di far parte di un team con cui, con delle persone con cui hai un particolare legame, questo è fondamentale, altrimenti non riusciresti a costruire assolutamente niente. La faccia di Lorenzo qua dice tutto. Dov'è che l'hai trovata sta domenica? Non c'è neanche tu. Io ho cose che voi umani. Ed uscire dalle difficoltà come una vera squadra, questo è quello che ci ha motivato
durante, prima e dopo, durante e dopo il Covid, a cercare di fare del nostro meglio, sperando poi di essere una fonte di ispirazione magari per qualcuno, continuando a imparare, perché no, da tanti altri. E costruire e far crescere la propria passione senza mai perdere il sorriso è la cosa che ci ha, penso che abbia contraddistinto il nostro team in questi anni. Non si fa il contest con incazzati, cioè, c'è comunque, sì, c'è il momento, però c'è comunque sempre un bel rapporto e c'è sempre comunque da ridere, dai. Questa è Stefano. Il premio. Nessun uomo è un'isola completa in se stesso, ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto, ribadisce quello che ho detto. Da soli possiamo far tanto, ma facciamo molto di più se siamo insieme. E quindi un ringraziamento speciale a Luigi, a Danilo, che è qui, che ci dà la mano sempre. Giorgio, Albino non ci sono più, erano anche loro appassionatissimi della pattuglia, e poi non li abbiamo elencati perché sono tanti, tutti gli operatori che sono stati da noi, gli amici più che operatori che sono stati da noi, vi abbraccio tutti a nome del team e vi ringraziamo, anche se avete fatto condiviso un questo solo, è stato veramente un piacere e sarà sempre un piacere. Quindi ci vediamo on air. Ecco, vi faccio vedere un pezzettino di contest SW2R. Prima tu, poi io. Volume? Bentornati in collegamento con la Rai Star Sport, dove stiamo assistendo alla rush finale del W, dove Stefano Gappa 2 Way sta dando il suo meglio. Siamo ora a 2719, attenzione, partito! Ultimi minuti per il campione, eccolo, rush finale! Ok, questo è lui, concentratissimo, non molla. Grazie a tutti. Thank you.